Io ero conosciuto in tutte le case chiuse di Bologna. Erano 18 o 20. Ne visitavo a rotazione quelle di lusso, frequentate dalla Bologna Band, professionisti, professori universitari, come la casa di Via dell'Orso, fino ai casini della zona dei Mirasoli, dietro al tribunale. Il più economico l'avevano messo su in vicolo del Falcone, per attirare i falchini dalla piccola, con tariffe ridotte a lire 5 per la semplice, 10 per la doppia, 15 per la mezz'ora e 30 per l'ora, che valeva come le 12 ore della giornata di un falchino. Andavo a prendere il caffè in via Piella, dove operava la francese, l'aperitivo in via delle Oche, famoso per alternare un repertorio esotico con la Tessina, la Tripolina, la bella Gerardou. Perdevo il respiro con i Mini Bluette in via Malcontenti, salutavo la banda, tenutaria di via Polese, passavo in repertorio le nuove arrivate dell'ultima quindicina in via dell'Unione e correvo a cavallo della via Bianchi in via Porta di Castello e poi in via Bertolani. Ero giovane, ecco cos'ero. Postriboli, lupanari, bordelli, li chiamavano casotti, casini, case chiuse, case di tolleranza, case di meretricio, case d'appuntamento. Lì dentro c'era la parte bassa dei nostri sogni diventata carne e dalla mezzanotte del 19 settembre del 1958 questi sogni si sarebbero trasformati in memorie. Per quello pedalavo, per ricordarmi di tutti. Davanti ai casini più belli, i goliardi dell'Alma Mater Studiorum celebravano finte esequie con i ceri presi a prestito nelle chiese vicine. Dentro, i clienti più assidui davano l'addio alle signorine con il modo che meglio conoscevano, immersi nel fumo denso dei salotti. Raccogliendo le ultime marchette, le pensionanti piangevano e ridevano. Finiva la vita, cominciava un'altra vita. Ultima tappa, prima di mezzanotte, dalla Marisona, che aveva due tette, che ci volevano due tette di Menelik per contenerle. Non piangeva né rideva lei, solo guardava lontano, come se oltre la nebbia di quella notte ci fosse qualche luce. Divise le case di quella sera con tutte le ragazze. Le chiesi il ricordo, il campanello con cui chiamava in rassegna le pensionanti per la pensionata clientela. Ogni tanto lo suono ancora per me, quel campanello che richiama ogni sogni senza più carne, ora che neanche l'elastico delle mutande mi tira più, col ripeto parlando. Se una vecchia sposa mi si offrisse con malizia, sarebbe un'inutile, oltraggiosa